San Patrignano, festa della vendemmia 2009. Siamo con Daniele Cernilli, direttore del Gambero Rosso. È una buona occasione per fare il punto su quello che è la situazione del vino italiano e in particolare sul vino in Romagna e a San Patrignano. La prima domanda è questa: ma oggi come si colloca il vino italiano sui grandi mercati internazionali nel mondo? Noi siamo il paese che esporta di più. Fino all'anno scorso eravamo anche il paese che aveva il maggior reddito sull'esportazione. Oggi l'Australia e la Francia sono molto vicine a noi, non si sa se ci hanno superato o no, su certi mercati sì, su altri no. Però siamo il paese esportatore per eccellenza, quindi nel mondo si beve più italiano che vino di qualunque altro paese, e questo è un aspetto molto importante. Per quanto riguarda la Romagna sta rinascendo in un certo senso, perché stanno cominciando a venire fuori delle aziende fortemente qualitative, e una di queste è proprio San Patrignano. In Romagna, due realtà come San Patrignano e come la Zerbina sono riusciti a raggiungere la stella, quindi 9 anni con 9 vini che raggiungono i 3 bicchieri. Ma questi risultati, che sono evidenti, che sono all'interno della guida del Gambero Rosso, significano anche che la Romagna non è solo cooperativa, non è solo sangiovese sfuso, ma anche un vero e proprio terroir con delle caratteristiche che consentono la nascita di grandi vini? Allora, la prima cosa, ci vogliono 10 vini per i 3 bicchieri, San Patrignano ce l'ha fatta in 9 anni, perché è la prima volta quest'anno che un'azienda romagnola di 3 bicchieri ne prende 2 addirittura, e questo lo ha fatto San Patrignano. La Zerbina ci ha messo 10 anni, è lo stesso un'azienda importantissima per il territorio romagnolo, ma ci ha messo 1 anno in più, quindi insomma San Patrignano è stato un pochino più bravo della Zerbina da questo punto di vista. Per quanto riguarda il terroir, cioè le caratteristiche della Romagna e del Sangiovese di Romagna in particolare, guardandosi intorno, insomma, se il vino buono di qualità non viene fuori da qui, io non so proprio da quale territorio possa venire fuori. Qui c'è sole, ci sono terreni argillosi che sono adatti al Sangiovese, e con un pochino di intelligenza e un pochino di gestione della produzione qua si possono fare cose veramente notevoli. Allo stesso livello delle grandi zone del Sangiovese della Toscana, se non ancora meglio. San Patrignano è una comunità di recupero. Alle volte, quando arrivano persone dall'estero, rimangono molto colpiti dal fatto che a San Patrignano si coltivi la vite, si produca del vino e addirittura se ne beva un bicchiere a pranzo e a cena. Ma a San Patrignano siamo convinti che il vino è un alimento. E come tutti gli alimenti, le persone devono essere educate a consumarle in modo consapevole. Il consumo di qualità molto spesso è lontano da ogni eccesso. Ecco, che cosa possono fare i produttori? Che cosa può fare chi si occupa di vino o anche le istituzioni per aiutare i giovani a costruire un rapporto consapevole con questa vita? Intanto c'è da dire che sono 3.000 anni che in Italia si beve vino. Tutti bevono vino ed è la nostra bevanda nazionale. Questa è una cosa importante, lo è per noi, lo è per tanti altri paesi nell'area mediterranea, e su questo direi che non c'è proprio nulla da discutere. Se sia un alimento o no io non saprei dire, spero di sì, io la considero anch'io come un alimento. E poi c'è da dire che c'è una bella differenza tra l'uso e l'abuso. L'abuso è da condannare e da in qualche modo da evitare. L'uso è una cosa tradizionale italiana. Io credo che capire questo e capire come si deve usare il vino sia una cosa fondamentale, e l'uso in qualche modo tiene lontano l'abuso, non lo tollera in qualche modo, e quindi questa è la cosa importante. Dopodiché io sono assolutamente d'accordo con le leggi che limitano l'uso dell'alcol se uno deve guidare, sono d'accordo con il buon senso che dice che un bicchiere a pasto non fa mai male. E queste sono le cose da tenere presente, il resto sono tutte quante questioni di carattere ideologico che mi interessano poco.